Per esempio, allora potete vedere lì un palazzo nella forma di una barca a vela, come a Dubai, però più piccolo qui, Questa è una, questo è un magazzino di grani, qui accanto il porto. Siamo arrivati alla casa di San Pietro. La casa che è la casa di San Pietro, che disse Gesù. Prima di preparare. Este lugar está custodiado por los africanos y esta iglesia está construida sobre restos de la casa de Pedro. Recuerdo que dije cada cuadrado de estos fue construido también, fíjense. Questa è la casa di San Pietro ed è stata realizzata sovrastante una chiesa. Pensile, in pratica si regge su dei piloni per lasciare libera la parte sottostante con lo scavo archeologico. Dopo 300 anni, vuol dire il IV secolo, allora, i Bizantini allora, dopo il periodo di Costantino, okay, Elena Costantino, allora, hanno costruito una chiesa ottagonale, okay, intorno alla casa, okay? Allora, la casa. Poi questi mosaici, sono originali della chiesa bizantina. Quindi è stata costruita dai bizantini una chiesa ottagonale attorno alla casa di San Pietro e oggi la chiesa moderna sovrastante. Che cos'è? Queste cose qui allora si chiamano architrave. Architrave. Allora, il simbolismo è molto molto interessante, molto importante. Forse se avete letto Codice da Vinci, sì. Allora si tratta del simbolismo. Allora qui potete vedere
simboli che hanno usato nella sinagoga. Allora, questi sono di... All'interno di questa chiesa c'è la roccia sulla quale è avvenuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Siamo sul fiume Giordano, dove è stato battezzato Gesù e dove Gesù battezzava le altre persone. Nell'acqua ci sono le lontre. Queste lontre sembrano quei toponi. Io voglio andare a cena. Sì, ma ti devi mettere il costume, poi quel camice lì e vai dentro. Sì, posso anche rimanere in montagna, ma tutta. Andiamo fino là, là che c'è il sole perlomeno, vieni. Tocca l'acqua del Giordano. Tocca l'acqua del Giordano. Questo è lo grado in giù. Aspettiti. Questo è il punto esatto. Questo è il punto esatto. L'hanno presa all'entrata. Te l'hanno data all'entrata. Togliti i pantaloni, Fio. Sì, non puoi mica andare dentro così. No. Non posso bagnare tu? Oh, guarda che nutria. Compri? Che topo. Sure, however, however. As long as you can get the background in. Oh, it did come out. Noi abbiamo fatto il bagno qui dentro. Ah, ci vuoi? Yes. Siamo nella grande basilica che sovrasta la casa della Madonna. Poco distante dalla cattedrale dove c'è la casa di Maria,
a veramente pochi passi la chiesa con la casa di San Giuseppe.